Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video, primo anno del 2019. Voglio iniziarlo con due news importanti. La prima è che la Slide Ima di Studio, produttori di Project Cars e Project Cars 2 e di tutta la serie di Need for Speed, hanno annunciato che da qui a 3 anni andranno a produrre una super console di next generation, la Madbox, che sarà potentissima, che potrà dar possibilità di fare cross platform, cioè quindi l'incrocio tra le varie console che esistono, e questo per poter, diciamo, aprire un po' il mondo, il mercato appunto del videogioco e andare a spaccare tutti i monopoli che sono attualmente appunto sul mercato. Sappiamo che sono due marchi molto importanti che appunto se la giocano per quanto riguarda il mondo della console, e in più dando la possibilità di fare cross platform anche a andare a spaccare quello che è il mercato del videogioco. Quindi una notizia molto importante per i videogiocatori, anche se noi non trattiamo su Steam Drivers il mondo console, ma è importante anche dare nel mondo del videogioco, perché è quello che ci appassiona comunque, dare queste notizie qua che fanno molto bene appunto a questo mercato e a questo mondo nostro appunto del videogioco. Ma quello che mi premeva dirvi in questo video, e quindi iniziare bene il 2019, è che Jan Bell, l'amministratore delegato sempre della Mighty Slidey Studio, quindi produttori appunto, come dicevo, di Project Cars, Project Cars 2 e tutta la serie di Need for Speed, in cui, diciamo, avevano lanciato Slidey Ima di Studio questa nuova forma, diciamo, di finanziamento per quanto riguarda lo sviluppo di un titolo, quindi il World Mass Development, scusate il mio inglese che fa schifo, in cui praticamente gli utenti, i clienti finali, potevano durante lo sviluppo partecipare finanziando appunto lo sviluppo del titolo, e avendo indietro cosa? Beh, un compenso in termini economici in base, diciamo, alle vendite del titolo finito, e in più avere, diciamo, degli accessi particolari, dei contenuti in più, avere il titolo gratuito, dare la possibilità di intervenire per suggerire, dare suggerimenti appunto per lo sviluppo del titolo, e tantissime altre cose molto molto interessanti che hanno creato questo tipo di comunità, che poi si è, diciamo, ripetuta proprio nel secondo capitolo. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare che Jan Bell, in un forum conosciutissimo come gtplanet.net, ha fatto una dichiarazione dicendo che Project Cars 3 è in via di sviluppo, cioè stanno sviluppando già il terzo capitolo. Quindi è una bella notizia, perché c'è ancora tanta carne al fuoco per il 2019 e il 2020, secondo me. Non ha dato tantissimi dettagli, se non che ha fatto più che altro un'ammissione, diciamo, di colpa, chiamiamola così, in cui diceva che le decisioni rispetto a Project Cars 2, lo sviluppo di Project Cars 2, è stato, diciamo, concentrato più su un aspetto, diciamo, visivo, facendo comunque non sempre le migliori scelte. Quindi un'ammissione, diciamo, di colpa, in cui viene a situare oggi il titolo Project Cars 2, qui non mi ammazzate, però l'avevo già detto l'anno scorso, tra il mezzo, tra la simulazione e non so, non sappiamo troppo cosa, quindi manca quel qualcosa a Project Cars 2 per renderlo realmente un simulatore che dia voglia di star seduto, anche se comunque ha un grado di coinvolgimento abbastanza interessante. Io non me ne sono mai nascosto, in cui ho detto nei miei video precedenti, Project Cars è uno di quelli che mi faceva stare di più seduto davanti alla mia postazione. Come tutti i giocatori di simulazione, diciamo che abbiamo la necessità di avere sempre di più, e siamo alla ricerca, non dico della perfezione, ma di qualcosa che comunque ci faccia divertire, ma allo stesso tempo che ci dia quel grado di simulazione tale che, insomma, ci permetta di poter godere di quella che è la nostra passione. Jan Bell dichiara che questo Project Cars 3 dovrebbe essere il figlio spirituale, diciamo, l'erede spirituale di Need for Speed Shift, e il che potrebbe far storcere il naso ai puristi della simulazione, però specificando bene che il titolo dovrebbe mantenere quelle che sono le caratteristiche di un simulatore, cioè da avere le caratteristiche che uno si aspetta da un simulatore. Quindi, se faccio un'analisi di quello che era Need for Speed Shift, che era un titolo arcade che però dava tantissimo divertimento, probabilmente la Slidey Ima di Studio vuole trovare il connubio tra un buon simulatore
e sicuramente un titolo molto divertente. Quindi questo è veramente molto molto interessante. Ad oggi non ci sono dichiarazioni ufficiali, anche se l'amministratore delegato che dichiara questo, più ufficiale di questo, vabbè. Però purtroppo non abbiamo né immagini né video, nessun tipo di caratteristica, quindi solo il tempo ci dirà cosa succederà e aspettiamo slide IMA di studio con eventuali notizie, trailer, foto, immagini, perché comunque ci hanno saputo veramente, diciamo, spalancare gli occhi e siamo rimasti tutti a bocca aperta quando abbiamo visto le prime immagini, soprattutto del primo Project Cars 1. Quindi io sono fiducioso perché slide IMA di studio comunque fai dei titoli che sono veramente interessanti, specialmente per quanto riguarda l'occhio, la grafica. Detto questo, vi ricordo che questa sera alle 21 c'è la seconda gara, diciamo, ufficiale del campionato DTM Rebally in Catania. Siamo live e quindi faremo il commento io, Luca Lazzarato e spero Alessandro De Luca. Avremo il piacere appunto di commentare questa gara. Un campionato che si sta rivelando veramente interessante per quanto riguarda la meccanica appunto dell'assegnazione dei punti, che lo rende, mi permetto di dirlo, molto molto interessante e avvincente perché appunto i punti vanno alla squadra, due piloti portano alla squadra e quindi non conta più diciamo, la performance di un singolo pilota e questo può portare a dei risultati veramente interessanti. Quindi vi ricordo l'appuntamento questa sera alle 21 su questo canale, vi lascio il link in descrizione per accedere direttamente alla live, vi aspetto, anzi vi aspettiamo numerosi per fare il tifo per i vostri beniamini e i piloti che partecipano questa sera. Come al solito, se il video e le notizie bomba vi sono piaciute, lasciate un like, un pollice in su. Non esitate a lasciarmi un commento se sapete qualcosa in più rispetto a questa notizia, soprattutto per quanto riguarda l'uscita, anzi, lo sviluppo di Project Cars 3. Noi ci vediamo prestissimo. Iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Non esitate a attivare la campanellina, questo dovrà essere notificato ogni qualvolta pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo prestissimo. Da Fabris è tutto. Ciao!